buongiorno, buon mercoledì 24 di ottobre, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Iniziamo subito la lettura dei giornali partendo dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Il centro nell'edizione di Pescara apre con scusate, la notizia delle mense, via al servizio, 3.500 gli iscritti. Ricorderete le problematiche vissute ad inizio estate per quanto riguarda il servizio mensa di Pescara, che fu sospeso per l'intossicazione di un paio di centinaia di bimbi che avevano mangiato appunto nelle mense delle scuole di Pescara. Poi tutta la procedura e l'inchiesta della magistratura su quanto accaduto, la revoca dell'affidamento del servizio mensa. Adesso si è tornati, insomma, a pranzare nelle scuole, sì, anche al pasto da casa, ci ricorda il titolo del quotidiano Il Centro. Andiamo avanti, torniamo per un attimo sulla vicenda autostrade. Il dietro front del governo a 24 a 25, i fondi ci sono, ma per ora restano bloccati. E poi le tematiche nazionali e non solo, lo scontro con Bruxelles sulla manovra. L'Europa boccia il documento fiscale, Salvini dice è un attacco al popolo. Torniamo adesso invece nella nostra regione, nella fotonotizia di centropagina, il caso di Francavilla, della donna salvata nel sottopasso allagato, encomio della città ai tre soccorritori. Il marito della donna salvata dice: grazie, siete stati bravissimi. Ancora nello spazio delle cronache, appello del Movimento 5 Stelle, aiutiamo i malati oncologici. Il consigliere pentastellato Domenico Pettinari sollecita l'acquisto di un acceleratore lineare per la radioterapia, perché uno dei due in funzione è vecchio e rallenta il servizio. La regione risponde: fondi statali disponibili solo dal 2019. A Francavilla, foro in lutto per l'addio al parroco Don Salvatore, scomparso all'età di 75 anni, storico parroco della Chiesa dei Santi Angeli Custodi. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 11:30 al Palaforo. Ancora per il calcio di Serie B, parla del grosso, la mia avventura con il Pescara. Poi si torna sul maltempo, buche e alberi a terra. Dopo il maltempo si contano i danni a Pescara, chiusa la scuola di Via Italica, Fiume sotto controllo. Nelle pagine di sport, la Champions League, la Juventus e la Roma regalano una notte magica con due vittorie, la prima sul Manchester United, la seconda sul CSKA Mosca. E poi nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo Lo smemorato e il mistero dell'identità, il caso di un 52enne, Salvatore Mannino, scomparso dalla IATI, compaese della Toscana, è riapparso dopo appena un giorno in un ospedale di Edimburgo in Scozia, però senza memoria di sé e in un fluente inglese, lingua che conosceva in maniera scolastica. E dunque da qui si dipana la riflessione sul tema della memoria e della identità. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, e adesso passiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Titolo di apertura: finto incidente, quattro condannati. A Chieti, gruppo di amici scoperto a truccare, uno schianto al rondò. Il taglio alto è il medesimo che abbiamo visto in precedenza, con le due notizie sulla manovra e sul dietro front del governo per i fondi su A24 ed A25. Andiamo nello spazio delle cronache. Chieti in via Forlanini, bloccati in casa da fiumi di fango, ponti a rischio. I residenti isolati nelle loro abitazioni dopo la pioggia dei giorni scorsi. L'esondazione dell'Alento ha bloccato l'unica via d'accesso alle loro case. Gli abitanti dicono: è una palude ogni volta che piove e il ponte continua a cedere.
Ancora andiamo a Lanciano, lavori sul corso, strade chiuse e divieti di sosta. Riavviato il cantiere per il rifacimento di corso Trento e Trieste a Lanciano, la chiusura di via Dalmazia e di via De Crecchio ha creato percorsi alternativi, ma non sono mancati i rallentamenti. Ad Ortona adesso, nel nuovo PRG, incentivi per il turismo. E ancora autista della TUA picchiato da due stranieri. Un conducente li scopre senza biglietto e viene preso a pugni insieme ad un passeggero. Da questa notizia di Vasto passiamo alla edizione teramana del quotidiano Il Centro. In apertura, aziende, meno fallimenti e protesti. Per la Camera di Commercio aumentano anche le imprese nel teramano. A centro pagina, ieri l'intervento della Camusso al congresso della CGIL di Teramo, dove è stato rieletto segretario Timoteo. Camusso, mancano progetti per uscire dalla crisi, così il segretario della CGIL. Poi ancora Atri, perseguita la ex e la sua famiglia, viene arrestato, ha minacciato la sua ex, i familiari della donna e tutto il condominio dove abitano. È accaduto ad Atri, dove il commissariato di polizia ha arrestato e portato in carcere l'altro ieri sera un 45enne. E poi a Tortoreto, tassa di soggiorno, previsti incassi per 200.000 euro. E poi a Roseto, gare d'appalto, il comune lascia la provincia. Sotto la fotografia il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dai PM di Teramo, ha chiesto di essere interrogato per la vicenda e l'inchiesta sull'acqua del Gran Sasso. Andiamo a vedere anche l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana, piano case, in arrivo super bollette, l'Aquila, entro novembre le fatture dei consumi arretrati del 2017, questa è l'apertura del giornale. Andiamo a centropagina con la fotografia L'Aquila, i giovani a rischio ludopatia, gli studenti scendono in campo contro il gioco d'azzardo. Di spalla nelle cronache a Lecce dei Marsi, ladri a scuola, computer spariti e locali devastati, ladri in azione. Nella scuola elementare di Lecce dei Marsi una banda di malviventi ha messo a segno un colpo durante la notte, lasciando dietro di sé devastazione e caos e andando via con un bottino di due computer. A Roccaraso si ricorda l'amico Benetton, l'imprenditore era di casa sulle nevi di Roccaraso. La morte di Gilberto Benetton suscita commozione anche nel paese dell'Aquilano, dove l'imprenditore veneto si recava spesso per trascorrere momenti di tranquillità, ma per i suoi affari. Ancora all'Aquila, auditorium di piano a pezzi, ci pensa Fanfani. E poi ancora la questione della Santa Croce di Canistro. Colella cita la regione per danni, la società Santa Croce denuncia tre dirigenti e chiede 900.000 euro. Proseguiamo con il Messaggero, andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del giornale romano. In apertura il caso autostrade, pagherà lo Stato, secondo il Messaggero. Lavori per la messa in sicurezza, modificato il decreto Genova, salvo il masterplan. Ora scatta la protesta degli operai di Toto, senza stipendio, aprite subito i cantieri. Da questa mattina alle 7 gli operai stanno effettuando un sit-in di protesta. Di spalla l'economia, zone speciali, la regione presenta il perimetro delle famose ZES, compresi i porti di Vasto e Ortona e i nodi logistici. Andiamo a centropagina, aggredito l'autista del bus, non ci sentiamo protetti, Vasto, all'ospedale il conducente e un passeggero straniero denunciato, gli autisti continuano a denunciare, insomma, la mancanza di sicurezza sugli autobus. E poi l'operazione dei NAS, furgoni dei giornali, così viaggiava il pane nell'area metropolitana, nel Pescarese, sono stati effettuati dei controlli da parte dei carabinieri del NAS. Poi ancora nella fotonotizia l'intossicazione, si parte con la nuova azienda, scuole Pescara,
torna a mensa, come abbiamo visto già in precedenza. Nel taglio basso il bracconaggio, i predatori delle carpe, una razzia silenziosa in buona parte impunita, minaccia laghi e fiumi abruzzesi e quella che ha come preda il Cyprinus carpio, pesce d'acqua dolce conosciuto da tutti come carpa, ad opera di squadre organizzate di bracconieri ittici provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, dove questa specie è, a differenza che in Italia, molto apprezzata e costosa, alla base di piatti tradizionali. A lanciare l'allarme il dirigente della Guardia Nazionale Ambientale. Come sempre nel taglio alto le altre notizie, Gran Sasso, acqua a rischio, il presidente dell'INFN va in procura, Serie D oggi in campo, si decide la panchina di Giampaolo in questo turno infrasettimanale. Poi per quanto riguarda il campionato cadetto e la B, Pescara e Cittadella sono le regine del bel gioco, e l'opinione di Vivarini, grande amico di Pillon ed ex trainer dei Veneti. Intanto il patron Sebastiani si gode il primato, è un super Ugo Campagnaro. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura: emendato il pasticcio a 5 stelle, il caso autostrade, approvata la correzione al decreto Genova per la sicurezza dei viadotti di strada dei parchi. E poi ancora, sempre per la vicenda strada dei parchi, gli operai chiedono lo sblocco dei fondi, appello al Ministero, questa notizia sulla fotografia. Andiamo nel taglio alto, chiuso il nono congresso della CGIL, Camusso a Teramo per incoronare Timoteo, e poi Giulianova, partono i lavori all'Istituto Tecnico Ceruglia, Roseto scarcerato, lo spacciatore delle scuole. Andiamo di spalla con la vicenda acqua del Gran Sasso, il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare chiede di essere sentito in procura, come abbiamo già visto in precedenza. E poi Notaresco, assolto dopo 6 anni da accuse infondate della ex, i dati di Lanciotti poi per la Camera di Commercio imprese diminuiscono gli indicatori negativi, un caso di stalking ad Atri, appostato sotto casa con un coltello, è stato arrestato. E poi ancora a Teramo nel taglio basso c'è il piano B per i rifiuti delle frazioni, ancora sulla mia pelle, Ilaria Cucchi ospite allo Smeraldo per il film sul fratello Stefano. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, ultimatum per rifare la manovra, il titolo di politica sugli ultimi sviluppi della manovra economica. Il governo indietro non si torna, resta il 2,4% di deficit. Salvini dice attaccano il popolo, riferendosi all'Unione Europea, l'impatto sulle banche frena i prestiti. L'Unione Europea, l'Italia, avete 3 settimane per modificare la manovra. E poi Mattarella, nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei conti. Andiamo a vedere poi, sempre per quanto riguarda in qualche maniera la manovra, fisco e cartelle, condono, tetto a 100.000 euro, tagli 1,5 miliardi, c'è il decreto. E poi abbiamo l'editoriale di Dario Di Vico, la slealtà dei numeri, è intitolato la riflessione sul momento politico attuale, sulla questione manovra. Lasciamo appunto la manovra, andiamo a centropagina perché ieri ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la metro di Roma, l'ospedale, i sostenitori delle CSK di Mosca, cori e salti, la scala cede, nella metro 25 tifosi feriti, nella metro di Piazza della Repubblica che ha ceduto di schianto, dove ha ceduto di schianto una scala mobile. Restiamo sempre nella capitale, anzi no, scusate,
Sì, a Roma stupro di gruppo, così è morta Desiree a 16 anni, attirata in trappola e drogata, la 16enne di Cisterna di Latina che si era allontanata da casa per poi recarsi a Roma dove poi ha trovato la morte. Chiaramente si indaga su questo ennesimo caso di cronaca. Andiamo sulla Repubblica, Movimento 5 Stelle e Lega, scontro totale con l'Unione Europea, il Colle. Rischi per famiglie ed aziende. E già qui vedete una lettura un po' più particolare della situazione, dove scende in campo un altro protagonista, lo vedremo poi anche su altri quotidiani, che è il Presidente della Repubblica Mattarella, che ieri è intervenuto proprio sulla questione manovra e scontro con l'Unione Europea. Bruxelles stronca la manovra, danneggia l'Europa. Salvini è un attacco al popolo, rispondiamo subito che non si cambia. Questo per quanto riguarda la vicenda manovra, e poi c'è l'analisi. La fiducia tradita, scrive Andrea Bonanni, e il commento di Sebastiano Messina, il populismo della scarpa. C'è poi la questione rinazionalizzazione di Alitalia. L'Italia FS ci costerà altri 2 miliardi e quel nuovo carrozzone di Stato che taglierà i treni per i pendolari. E poi a centropagina l'immagine da Roma, terrore nella metro, crolla la scala mobile, 24 tifosi russi feriti, saltavano, no, è caduta. Dunque ci sono versioni discordanti su quanto accaduto ieri sera. Nel taglio basso Erdogan accusa Riyadh, gli affari del principe saudita, così la Davos del deserto cerca di oscurare il caso Khashoggi per quanto riguarda del giornalista dissidente morto all'interno di un'ambasciata saudita in Turchia. Andiamo sul Sole 24 Ore adesso, il titolo di apertura: l'Unione Europea cambiare oppure procedura per debito, il titolo abbastanza chiaro ed esplicativo del Sole 24 Ore. La bocciatura, l'Italia non rispetta gli impegni presi, dubbi sulle stime, danneggia tutti, risposta in 3 settimane, il governo non chiude al dialogo, lo ha fatto con il Premier Conte, ma fa muro con i due vice Premier, soprattutto con Salvini. Mattarella, il richiamo del Presidente della Repubblica, equilibrio di bilancio, no al disordine della finanza pubblica. Ancora in manovra, sgravi per il lavoro, coperture da 5G e sigarette. Queste le prime, diciamo, i primi approfondimenti sulla manovra. Centropagina il Made in Italy, manifattura, triennio meglio della Germania, ma adesso l'industria ha rallentato il passo. Andiamo sulla stampa, vediamo qual è la lettura del quotidiano torinese. L'Italia mette in pericolo l'Europa, il virgolettato. Bruxelles boccia la manovra, non era mai successo. Conte per ora non cambia. Salvini parla di attacco al popolo. Il monito di Mattarella: nessuno può sottrarsi all'equilibrio dei conti. E poi l'editoriale di Marcello Sorgi: dopo il braccio di ferro rischiamo la tempesta perfetta. Se ad esempio lo spread dovesse innalzarsi e ci dovessero essere anche problematiche con le banche. E poi la fotografia: crolla la scala mobile in metropolitana, panico e feriti fra i tifosi russi a Roma. E qui vedete proprio il momento del crollo della scala mobile. Andiamo sul Fatto Quotidiano, bocciati Mattarella con l'Europa e contro la manovra, il governo non cede, come vi ho detto. Poi Mattarella è protagonista in diversi titoli, dando anche letture diverse dell'intervento del Presidente della Repubblica. La Commissione europea conferma le violazioni, il Quirinale bilanci in equilibrio. Questo insomma è il titolo del Fatto Quotidiano. Andiamo nel taglio alto, fatto condannato i lettori, coraggio, vi aiutiamo noi. Abbiamo visto già ieri la sentenza di risarcimento al padre di Renzi. E poi il caso di cronaca da Roma, drogata nello stabile occupato, Desiree stuprata e uccisa dal branco, aveva 16 anni.
Sul Manifesto, un titolo differente che ci porta in Sud America, la ultima frontiera in marcia da 10 giorni, 7500 centroamericani che agitano gli Stati Uniti rifiatano in Messico, tra loro e il sogno americano resta un ultimo confine, il più duro per Trump che sostiene il regime da cui fuggono, è emergenza nazionale e una seconda carovana è in arrivo. E poi chiaramente c'è anche la questione manovra, la prima volta dell'Unione Europea, bocciati, respinta la manovra italiana, 3 settimane per rifare i conti, ma il governo tira dritto. Andiamo sul Messaggero adesso, manovra, attenti alle famiglie, il richiamo del Presidente Mattarella al governo, rispettare l'equilibrio dei bilanci o rischio danni alle fasce più deboli, Bruxelles boccia i conti italiani, 3 settimane per cambiarli, più tasse su giochi e sigarette. L'intervento di Giulio Sapelli questa mattina, noi l'Unione Europea e la crescita, due torti contrapposti non fanno una ragione. E poi centropagina ancora la metro di Roma, l'ipotesi rottura per i balli dei sostenitori CSK, IPM attentato alla sicurezza dei trasporti, Roma a pezzi, è il titolo del quotidiano della capitale, cede la scala mobile della metro A nel cuore della capitale, decine di feriti, molti sono tifosi russi, manutenzione nel mirino. Andiamo sul Tempo, in apertura la manovra, dai giochi al fumo aumenta tutto, rincari su tabacco e lotterie, rischio pure per assicurazioni e banche, l'Unione Europea boccia il bilancio, va riscritto, ma il governo dice non se ne parla. Anche qui poi c'è la questione metro, scala letale, il titolo fatto dal quotidiano Il Tempo, in parallelo poi con il calcio giocato e con la bella vittoria della Roma 3-0 all'Olimpico con doppietta di Dzeko. Andiamo su Libero adesso, trattati da Scolaretti, qui un altro protagonista di ieri, Pier Moscovici, l'Europa ci dà un calcio, Bruxelles ordina a Conte di riscrivere la manovra entro 3 settimane. Minaccia punizioni per bocca appunto dell'Eurocommissario, era quello che Salvini e Di Maio volevano per scaricare tutte le colpe sull'Unione Europea, intanto aumentano le tasse su sigarette, giochi e assicurazioni. E poi, come hai detto, il personaggio, chi è Pier Moscovici, l'Eurocommissario francese che ci vuole al tappeto, ecco la faccia del nostro nemico. Sul Secolo d'Italia, Mattarella e con l'Unione Europea, il capo dello Stato all'Anci, la logica dell'equilibrio di bilancio non è quella del rigore, ci guidi uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità, queste le parole di Mattarella. Sulla Verità, anche qui in primo piano la manovra, con Bruxelles ormai è guerra, ecco cosa succede adesso, l'atto senza precedenti della Commissione non ha motivazioni economiche, bensì politiche, mira a piegare chi vuole liberarsi dal gioco dei burocrati. Questa è la lettura del quotidiano di Belpietro e Mattarella sta con l'Unione Europea, il governo tira dritto ed estende la flat tax. E poi lo squalo Lagarde affila i denti per mangiarsi l'Italia, il titolo sul direttore del Fondo Monetario Internazionale. Andiamo avanti con il giornale, l'Europa boccia la finanziaria, extracomunitari, è il titolo ironico del giornale con le foto di Conte, Salvini e Di Maio. Andiamo su Avvenire, il populismo cresce seminando l'odio, il virgolettato del Papa Francesco, l'Unione Europea ritrovi un'intesa sull'accoglienza, parlando ai giovani il Papa lancia un monito sui migranti ricordando le tragedie della guerra, il Mediterraneo è un cimitero. E poi a centropagina la denuncia del Viminale, violate le norme internazionali, così la Francia respinge i minori in Italia. Andiamo sul Mattino di Napoli, l'Unione Europea, manovra va rifatta, lavoro, tornano gli sgravi al sud, questo è il titolo, la bocciatura di Bruxelles con le parole che abbiamo già visto di Mattarella, confermata la decontribuzione al 100% per il sud, aumentano le tasse su sigarette e giochi.
Poi andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Eccoli qui, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, chiaramente la Champions in primo piano con la Juve signora d'Europa. Secondo la Gazzetta domina il Manchester di Balasegna, trionfo all'Old Trafford, battuto come detto il Manchester di Mourinho 1-0. La Juve dunque si conferma tra le grandi del calcio europeo e prima nel girone. Ancora l'Inter forza 9, Icardi prima al Camp Nou. Io partito da qui e carica i suoi. Il centravanti ha giocato 3 anni nelle giovanili del Barça. Spalletti, l'allenatore, dice: dobbiamo sfruttare la nostra autostima. Impegno a Barcellona alle ore 21 per allungare la serie positiva. Altra grande sfida, quella del Napoli a Parigi. De Laurentiis, Cavani bis a Napoli, si abbassa le pretese. Così il presidente dei Partenopei sfida il Paris Saint-Germain e fa il mercato. Zeman, Verratti e Insigne, i miei Champions, e ce li ricordiamo tutti a Pescara. E poi la Roma, che Roma, 3 gol, Zitti e a Mosca, travolto il CSKA all'Olimpico, è primato nel girone, incidenti e feriti prima della partita. Di Francesco risorge in Coppa, spettacolo, doppio Dzeko e gol di Gigi Zunder. Poi ancora, dopo il KO nel derby, questo Milan non decolla e Rino torna sotto esame, decisive le prossime gare e spunta il nome di Donadoni per la panchina. Andiamo sul Corriere dello Sport, Special Max, il titolo sulla partita di ieri dell'Old Trafford, battuto Mourinho all'Old Trafford, Allegri a punteggio pieno e dunque insomma anche un po' la presa in giro di Mourinho, l'ho definito lo Special One. La Juve padrona del campo, lo United messo alle corde, decide la zampata di Dybala, Pogba colpisce il palo, Ronaldo sfiora lo 0-2, il tecnico bianconero, bravissimi tutti. Nel taglio alto, magica Roma con la vittoria netta sul CSKA e poi nel taglio basso Napoli esame Cavani, Inter brivido Barça e Gattuso Milan al capolinea, quindi titolo diciamo più deciso sul Milan da parte del Corriere dello Sport. Su Tutto Sport ancora la Juve definita bellissima per la vittoria storica. Manchester dopo 22 anni, spunto irresistibile di Ronaldo e Dybala firma la vittoria dei bianconeri in testa a punteggio pieno, prova perfetta della difesa ancora imbattuta in Champions. Nel taglio alto, Toro ti aspetta lo scudetto dopo l'elezione del nuovo presidente FIGC, Granata devono pretendere il titolo del 1927. E poi ancora col Barça per l'ottava sinfonia, Inter senza paura, una sfida affascinante e difficile quella del Camp Nou e poi Napoli a Parigi da leader col principe Carlo Ancelotti. Nel taglio basso, Dzeko torna super, la Roma si rialza e poi Delfino Torino al top fra 2 mesi, basket oggi in Eurocup a Vilnius. È tutto per la prima parte, adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Torniamo alle notizie abruzzesi. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani regionali. Nel primo piano del centro la sanità, il Ministero premia l'Abruzzo, i LEA, i livelli essenziali di assistenza, oltre quota 200 grazie a vaccinazioni, assistenza agli anziani e prevenzione dei tumori. E poi il botta e risposta con la Regione, il Ministro Grillo bacchetta per le lunghe liste d'attesa. Nel taglio basso, il 31 parte la campagna contro l'influenza. Ci saranno 245.000 dosi gratuite, l'obiettivo minimo è raggiungere il 75% della copertura. Andiamo
Andiamo avanti con il primo piano del centro perché c'è anche la questione autostrade. Dietro fronte del governo i fondi ci sono ma rimangono bloccati. Il master plan Abruzzo è salvo ma il ministero di Toninelli non firma per ora i decreti. Oggi scendono in piazza gli operai di Toto. Ecco come cambia il testo e qui trovate appunto le correzioni effettuate con l'emendamento oggetto appunto della discussione. La società sullo sciopero dei suoi operai dice gli stipendi sono comunque garantiti per quanto riguarda la concessionaria di strada dei parchi. E poi le reazioni all'emendamento e nel cuore della notte sparisce il cavillo tra virgolette. Pezzopane ed Alessandro inneggiano alla vittoria, forse Stifeb e Sospiri spronano PD e 5 Stelle. Andiamo a vedere come viene trattato l'argomento sul Messaggero. L'emergenza viadotti, autostrade, cambia il decreto Genova, si sbloccano i lavori per la messa in sicurezza di A24 e A25 con i soldi dello Stato. Protestano gli operai di Toto senza stipendio e chiedono subito i cantieri. Il PD esulta, premiata la nostra determinazione, i 5 Stelle rispondono, provvedimento da noi annunciato. Completiamo questa pagina, i laghi invasi dai bracconieri ittici, razzia di carpe per i paesi dell'est e l'allarme delle guardie ambientali. Ma torniamo sulla questione autostrade, andiamo a vedere anche la pagina di primo piano della città. Emendamento al pasticcio a 5 Stelle, nella notte approvata la correzione al decreto Genova che avrebbe tagliato i fondi del master plan. Qui vedete proprio la foto di un post messo sui social dalla deputata abruzzese Stefania Pezzopane del Partito Democratico. Nel taglio basso l'appello a Toninelli dai lavoratori senza stipendio della Toto, da oggi presidio della filiale CGL al casello di Valle del Salto per sbloccare i fondi. Continuiamo con i giornali regionali, torniamo sul quotidiano Il Centro, nella pagina Abruzzo, fiscalità di vantaggio, ZES, la regione ci riprova con Ancona, l'Oglie di Pangrazio presentano la bozza che sarà sottoposta al governo, alle imprese e alle amministrazioni. E poi ancora elezioni con la doppia preferenza, la legge Sclocco apre la strada alle consigliere, l'assessore punta a ricandidarsi. Ieri ha fatto insomma un bilancio dell'attività svolta alla regione. Verso le regionali Forza Italia dice basta, lunedì vertice con il coordinatore regionale senatore Nazario Pagano per il partito di Berlusconi. Fratelli d'Italia ha proposto tre nomi, quello di Gian Donato Morra, quello di Marco Marsilio e quello di Massimiliano Foschi, però insomma non è ancora stato definito chi sarà il candidato governatore. Andiamo avanti e apriamo adesso le pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro. Aiutiamo i malati oncologici, ci sono i finanziamenti. Pettinari dei 5 Stelle chiede un nuovo macchinario per le cure, ma il Ministero renderà disponibili i fondi solo nel 2019. L'ASL dice non ci sono pazienti di serie B, l'azienda assicura che il vecchio apparecchio funziona ed è sicuro ed è in arrivo un altro tecnico. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara sul Messaggero. Tutti a tavola, oggi riaprono le mense, riprende il servizio ristorazione dopo la maxi intossicazione da Campylobacter che spedì all'ospedale un'ottantina di bimbi. L'appalto affidato alla Serenissima dopo l'estromissione delle ditte responsabili dei malori provocati dal cibo avariato. E poi ancora scuole chiuse, un falso post fa infuriare i genitori, il comune costretto a smentire la notizia. Dall'annuncio del rischio sisma al WhatsApp sull'esondazione del fiume, una lunga catena di precedenti e di allarmi fake. Andiamo avanti sul quotidiano Il Messaggero.
tutti assolti, cancellato lo scandalo dei rifiuti, il caso EcoM, il tribunale esclude scusate, favori tra politica e affari, dichiarati innocenti Sospiri, Cordoma e l'imprenditore di Zio. Sulla prescrizione per fatti relativi alla nascita della società mista nel 2008 ha prevalso il proscioglimento nel merito. Restiamo su questa pagina, pane da incubo nei furgoni insieme a giornali e riviste, sequestrati dal NAS 6 furgoni primi di autorizzazione per il trasporto di alimenti, multe e pagnotte distrutte. Possiamo andare a vedere il servizio. Individuati 6 furgoni adibiti alle consegne, privi di autorizzazione ed in precarie condizioni igienico-sanitarie, chiusura ad horas di un panificio, distruzione di circa 8 quintali di pane e contestazione di sanzioni per 19.000 euro. E il bilancio complessivo delle verifiche svolte negli ultimi giorni nella provincia di Pescara dai carabinieri del NAS, che hanno eseguito una serie di controlli sulle modalità di trasporto di pane e prodotti da forno destinati alla distribuzione presso le rivendite al dettaglio e all'ingrosso. Una prima attività è stata condotta nella zona artigianale del capoluogo adriatico, dove i militari del NAS hanno individuato 3 furgoni dedicati al trasporto stampa che caricavano cassette di pane con passaggio della merce tra i veicoli, anche con il posizionamento temporaneo direttamente sulla sede stradale. L'intervento e il controllo dei mezzi e dei loro conduttori, in collaborazione con i carabinieri del nucleo radomobile della Compagnia di Pescara, ha consentito di appurare che nessuno dei veicoli era registrato ed autorizzato al trasporto di alimenti. Sempre nel Pescarese i carabinieri sono intervenuti dopo un controllo alla circolazione stradale su un furgone che trasportava decine di chilogrammi di panini verso i supermercati della città. Il furgone era utilizzato abusivamente per il trasporto di alimenti, risultando anche in precarie condizioni igieniche. L'ispezione, estesa anche al panificio di provenienza, ha consentito di individuare l'utilizzo di un ulteriore furgone, analogamente non idoneo e non registrato. I controlli hanno comportato un provvedimento di sospensione dell'attività da parte dell'ASL e 5.000 euro di sanzioni pecuniarie da parte dei NAS per violazioni in materia igienico-sanitaria, autocontrollo e utilizzo mezzi non autorizzati al trasporto alimenti, con il contestuale avvio della distruzione di oltre un quintale di pane e pizza. Un ultimo intervento poi è stato condotto nell'area urbana di Pescara in un altro panificio con carenze igienico-sanitarie, associato alla presenza di un furgone utilizzato in maniera abusiva. Anche in questo caso è stato disposto il divieto di utilizzo del mezzo e sono state comminate sanzioni per 4.000 euro. Andiamo avanti sul centro, si torna sul maltempo di lunedì, danneggiati strade e parchi, dopo i sopralluoghi di ieri riaprono le scuole tranne il dececco di Via Italica, aree verdi chiuse per la caduta di alberi e poi riparte il servizio delle mense, 3.500 gli iscritti, abbiamo visto già in precedenza, ma tornando al maltempo, tronchi e detriti, barche a rischio dopo le piogge e la corrente riversata nel porto canale, tonnellate di legname. Ancora il maltempo, un minuto in più e mia moglie era morta, il marito della signora salvata nel sottopasso di Via Pola, le transenne erano posizionate dietro la sua auto, l'acqua alta l'ha trascinata sotto mentre cercava di svoltare, questo il racconto del marito, chiaramente il racconto della donna. E poi ai 3 soccorritori, l'encomio solenne da Francavilla, il tabaccaio eroe, mio figlio ora mi chiama Aquaman. Nel taglio basso un approfondimento, ecco perché il sottopasso si è allagato, un blackout ha bloccato le pompe, fatale anche l'intasamento delle fogne, la strada era transennata, questo per quanto riguarda le possibili cause dell'allagamento. Su questa pagina ritroviamo la notizia del blitz dei NAS, quintali di pane nei furgoni dei giornali. Andiamo avanti, aggredisce un passante con una bottiglia rotta, extracomunitario ubriaco bloccato in Viale Bovio mentre insegue un uomo, l'aggressore ha minacciato e aggredito anche gli agenti, poi è stato arrestato. La pagina successiva, quella di Montesilvano, si apre con l'EcoM, assolti Cordoma e Sospiri, il titolo abbiamo già visto in precedenza, la decisione dei giudici.
Poi sempre Montesilvano, raccolta differenziata nei mercati, l'assessore Cilli da oggi in via Di Pietro, poi in via Lucania e in via Torrente Piomba. Nel taglio basso, sequestrati un chilo di eroina e 3 fucili, carabinieri in trasferta a San Severo, trovati anche 180 munizioni, la droga era destinata in Abruzzo. E qui ritroviamo la notizia sul Messaggero: armi e droga, torna alla rotta foggiana, blitz dei carabinieri di Montesilvano a San Severo, trovati in un casolare un chilo di eroina e marijuana, fucili e munizioni. La storica piazza di rifornimento del mercato pescarese è gestita attualmente dagli albanesi, già arrestato uno straniero. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo avanti a Montesilvano sempre, strappo nella Lega, Cigli, un partito senza dialogo, sfogo del consigliere messo da parte dai vertici regionali e provinciali, chiedono solo di obbedire, strategie agli antipodi rispetto alla linea del partito. Questa è la risposta, insomma, di Cigli, che è uno dei dissidenti della Lega, la risposta alla presentazione ufficiale del gruppo che c'è stata nella giornata di lunedì. Poi Aliano, allagamenti, adesso si chiede scusa ai cittadini, si torna sulla questione degli allagamenti che affliggono anche la città di Montesilvano, idraulico muore in casa a 49 anni, lunedì il malore e poi la corsa al pronto soccorso, ieri mattina il decesso, oggi i funerali per Giuseppe Calista, 49 anni, di Montesilvano. Andiamo nella pagina di Francavilla con un lutto nella chiesa, con il quartiere del Foro in lutto. È morto Don Salvatore, il parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi, aveva 75 anni, Don Andrea commenta, era amato da tutti, funerali questa mattina alle 11.30 al Palaforo. E ancora da Francavilla, rapina e ferisce la vicina in carcere, 47enne, la donna da tempo minacciava la dirimpettaia con urla notturne, l'intervento dei carabinieri e la richiesta accolta dal GIP hanno interrotto un incubo per l'intero condominio. Nella pagina successiva, Penne, lavori alla diga, chiusa la strada che porta a Collalto, si tratta delle opere per la sicurezza funzionale sismica dell'impianto in corso sulla spalla destra dell'invaso. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, a Chieti, schianto sotto accusa, falsi testimoni all'incidente, 4 condanne, amici fingono di non conoscersi e inventano la dinamica per lucrare sull'assicurazione, smascherati dalle foto su Facebook. E poi Furgiele, potrebbe tornare libero l'allenatore accusato di violenza sui piccoli atleti, in aula il dolore dei genitori. Nel taglio basso, la stagione del teatro può iniziare, pronti i fondi per il Marrucino, la regione dà il via libera a 300.000 euro, oggi Lolli fa tappa a Chieti. Andiamo avanti, Vasto, stazione di Punta Penna, che cosa è successo? Scoperti senza biglietto, picchiano l'autista, 2 extracomunitari prendono a pugni il conducente di un bus tessitore, aggrediscono un passeggero intervenuto in sua difesa, il sindaco Menna commenta, è un atto di violenza che condanno, massima solidarietà ai 2 feriti ai quali auguro una pronta guarigione. Poi rifiuta la fermata bus pericolosa, 3 richiami, Autolinee Cerella contro un dipendente, CGL punito chi guida, ma il problema non viene risolto. Ancora spari davanti al Night, attesa per la sentenza a San Salvo, 5 imputati per l'esplosione di colpi nel parcheggio del Diamante dopo una lite nel locale. Andiamo nelle pagine di Chieti sul Messaggero, allenatore accusato di violenza, mamma testimonia in lacrime, la donna accusa l'imputato in aula, non l'ho voluto guardare negli occhi, un papà potrei anche perdonarlo se non avesse un'aria così spavalda. Di spalla tappe gastronomiche per il trekking urbano, la manifestazione a Chieti e poi degustazioni e mercatini per le feste di Natale. Ancora l'incognita, Marrucino dalla regione ancora niente contributi, una lettura differente del Messaggero rispetto al quotidiano Il Centro.
Nella pagina successiva non paga il biglietto e picchia l'autista, storia che abbiamo già visto che arriva da Vasto sulla linea 5 della Tessitore alle 7.30. Hanno consegnato una manciata di monete al guidatore quando il conducente ha contato i soldi. Il trentenne gambiano l'ha affrontato: non ti fidi, poi giù botte anche a un passeggero. Decapitato il monumento agli emigranti, amara sorpresa per i cittadini in centro a Fresa Grandinaria. Nel taglio basso, ponte sul Sangro, Pupillo a Natale, lo riapriamo. Adesso andiamo a vedere le notizie dal Teramano con il congresso della CGIL in primo piano. Camusso, mancano progetti di sviluppo, la segretaria generale a Teramo parla dei problemi locali e della ricostruzione ferma, siamo sempre in emergenza. Parlato anche di reddito di cittadinanza, che per il momento è solo un annuncio, e dei rapporti con l'Europa, preoccupa che il governo abbia scelto di ridiscutere i parametri europei. Andiamo a vedere anche il titolo del Messaggero su questa notizia. La Camusso benedice, tra virgolette, la conferma di Timoteo. Il segretario nazionale dice: non ho avuto paura passando sui ponti della 24, la ricostruzione sarà fondamentale in Abruzzo per garantire lavoro e sicurezza. Vediamo insieme il servizio proprio sulla visita della Camusso a Teramo. La segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, è intervenuta al 9° congresso provinciale della CGIL di Teramo, che si è svolto in due giornate nell'aula magna dell'Ateneo Teramano. Il tema affrontato dai 200 delegati appena eletti nei vari congressi di categoria e che ha coinvolto oltre 4.000 lavoratori e lavoratrici è stato quello di avviare un nuovo percorso nelle aree interne del territorio che soffre per la mancanza di lavoro e di servizi. Abbiamo, come dire, tre temi nell'ordine. Uno, siamo un paese che da troppo tempo sottovaluta e non produce una messa in sicurezza del territorio, quindi ogni evento diventa, come dire, drammatico dal punto di vista delle persone e della necessità poi di ricostruire, di immaginare e progettare anche cosa vuol dire ricostruire. Secondo, siamo un paese che ha moltissime aree interne, come vengono chiamate, uno straordinario bellissimo territorio che è stato in parte abbandonato e che è il grande tema invece di come si pensa una ricostruzione connessa allo sviluppo. Terzo, c'è un'abitudine nel paese, diciamo così, ogni volta di ricominciare da capo, ogni volta di fare grandi annunci, di non avere mai le leggi di riferimento e le procedure che permettano invece di affrontare rapidamente la ricostruzione, e quindi i tempi sono insopportabili per le persone. La segretaria Camusso ha anche commentato alcuni punti della nuova manovra finanziaria del governo, come il reddito di cittadinanza e i rapporti con l'Europa. Il reddito di cittadinanza al momento è un annuncio, una nuvola, una cosa che non si capisce giorno per giorno come concretamente si traduce, quindi è davvero molto difficile dare un giudizio. Bisognerebbe capire come si colloca rispetto al reddito di inclusione sulla povertà, bisognerebbe capire il riferimento ai centri per l'impiego, cosa succede, se è una scelta di inclusione o se è una pura scelta di assistenza. Quello che ci colpisce CGIL e CISL e UIL, abbiamo detto insieme ieri annunciando la nostra piattaforma, è che c'è un'idea da un lato sociale, il reddito di inclusione, ma dall'altro non ci sono gli investimenti e le scelte per creare lavoro. Il rapporto con l'Europa. Noi pensiamo che il tema non sia un'astratta difesa dei numeri dell'Europa, anche perché abbiamo in tutti questi anni contestato l'idea che criteri e i parametri che si è data all'Europa, che poi sono più noti con il nome di austerity, sono tra le ragioni che hanno bloccato lo sviluppo, la crescita, gli investimenti, anche la solidarietà europea. Pensiamo a un tema come quello degli eurobond mai realizzato, e quindi non abbiamo un'astratta difesa dei numeri che ci sono.
Andiamo avanti e andiamo a vedere la città per completare le notizie da Teramano. Ferroni chiede di essere interrogato. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a fine mese dai PM dell'inchiesta sull'acqua del Gran Sasso. Le indagini, i vertici di INFN dei laboratori nazionali del Gran Sasso di Strada dei Parchi e del Ruzzo sono indagati per inquinamento e getto pericoloso. E poi per il terremoto di Spalla iniziati i lavori a Palazzo Pompetti in centro a Teramo. Pronto il piano B per l'addio al porta a porta. Per ora non ci sarebbero i soldi per le isole ecologiche nelle frazioni. Ipotizzato un sistema misto di transizione mastello dell'organico, cassonetti più grandi e sperimentazione della tariffa puntuale sull'indifferenziato. Ancora sfratti, colpite solo due famiglie, erano sette i casi previsti dal decreto Salvini sullo sgombero delle case occupate. Ancora le imprese, diminuiscono gli indici negativi, meno fallimenti e proteste, più firme digitali, la Camera di Commercio fa il punto sulla economia teramana. Il congresso della CGIL abbiamo già visto, Camus a Teramo per incoronare Timoteo e poi vittime di un intoppo con la fibra ottica, disservizi alla CONA per un'agenzia funebre da un anno in attesa del trasferimento del numero di telefono e ancora per i quartieri teramani approvato il progetto per le frane di Coste Sant'Agostino. In provincia assolto il marito accusato per 6 anni d'abusi, denunciato per maltrattamenti, minacce, aggressioni e per aver lasciato la famiglia senza soldi per colpa del gioco, nessuna prova, il racconto della donna non ha retto al vaglio del tribunale, anche il PM ha chiesto la assoluzione per il notareschino. Andiamo avanti, c'entra una fontana, tampona un'auto, entra nel camping e picchia una guardia, denuncia e ricovero per un quarantenne umbro arrivato a Teramo in minicar. L'esagitato era in mutande quando è stato fermato dai carabinieri solo grazie allo spray urticante. La provincia affida i lavori al Cerulli, interventi sulla copertura, l'isolamento termico e l'igiene dell'istituto tecnico e ancora ad Atri, arrestato sotto casa della ex, appostato e armato di coltello, ennesimo caso di stalking ad Atri, 45enne, perseguitava una 22enne. Prima di passare allo sport torniamo sul centro per le pagine dell'Aquila, progetto case, entro novembre la stangata bollette, sono in elaborazione le fatture dei consumi arretrati per il primo semestre 2017 di Stefano, non saranno pesanti. E poi personale RIPAM, sia la stabilizzazione, il via libera in commissione e ancora tasse da restituire, altro schiaffo alla città, Pezzopane è bocciato il mio emendamento. E Rainaldi chiama le associazioni di categoria all'unità. Proseguiamo, Ski Pass Alto Sangro, montagna scontata, Roccaraso si prepara alla stagione con offerte per giovani e famiglie. Andiamo a Pratola Peligna, salmonella in azienda di pollame, saranno abbattuti 1100 capi. E poi nella pagina successiva è caccia alla banda, i ladri rubano e devastano la scuola, Lecce dei Marsi, presi di mira elementare e media, portati via spiccioli e due computer, ma i danni sono ingenti. E poi a Balzorano una fiaccolata per Nazareno, domani funerali del 22enne trovato morto con un colpo di fucile. Ancora il patrono della Santa Croce, Colella chiede alla regione 900.000 euro di danni e nel taglio basso le opposizioni a Celano, comune spaccato. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila sul Messaggero, in apertura sotto servizi altri 18 mesi, il ritardo è ingiustificabile. Secondo il consigliere Cimoroni e Vicini, slittamento notevole rispetto al programma. E poi nel taglio basso, Otefal, assolto Pozzoli, non fu bancarotta, il PM aveva chiesto la condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. Nella pagina successiva, possiamo gestire noi l'auditorium, così il presidente della fondazione Carispac Fanfani si fa avanti, i costi sono alti ma faremo il possibile per l'auditorium di Renzo Piano.
Nella pagina successiva, mercato si apre, ma c'è chi contesta. Dopo l'annuncio del comune non si rimargina la ferita delle proteste e le urla l'altra sera alla seduta del Consiglio ad Avezzano. Il primo cittadino De Angelis impegnato nel confronto fino a tarda sera anche sulle scale di Palazzo di Città. E proseguiamo con le pagine di sport. Sull'Abruzzo Sport del Messaggero, il Pescara in primo piano, Pescara e Cittadella, regine del bel gioco, parla Claudio Foscarini, ex tecnico dei Veneti, trevigiano come Pillon, siamo amici da una vita. Bepi ha riacceso la scintilla, Mancuso ci lasciò per partire in C a Catanzaro, ha vinto la scommessa. E poi ancora Sebastiani si gode primato e super Campagnaro, e poi ancora il basket, Roseto è dura contro la capolista Forlì. Completiamo la lettura delle pagine di sport sul Messaggero con il Teramo, ora ci crede di più, Bacio Terracino, unico attaccante ad andare a segno, ha consolato il collega di reparto Piccioni, due vittorie consecutive danno tranquillità, però non abbiamo fatto ancora proprio nulla. Mister Maurizi ci ha dato tranquillità facendoci credere di più nei nostri mezzi, Pacini recupera. Per quanto riguarda la Serie D, oggi il turno infrasettimanale, Giampaolo Albivio, duro test per il Real, traballa la panchina dell'Avezzano, Vastese con l'area canatese, Pineto e Notaresco in casa. Andiamo a vedere le pagine di sport del quotidiano Il Centro, ripartiamo dalla B del Pescara capolista, vado al massimo sognando il tris, Del Grosso ha già vinto due volte la B, non siamo primi per caso. Il terzino giuliese dice adoro Vasco Rossi e suo figlio Lorenzo fa il tifo per il Delfino, la promozione non dico nulla ma il bello deve ancora arrivare. Per le notizie che riguardano invece la squadra, Gravillon recupera, Pillon conferma il tridente, il difensore sarà a disposizione per la gara con il Cittadella, prevendita al via, attesi almeno 8.000 spettatori, chiaramente c'è entusiasmo in città. Nella pagina successiva, la Serie C, Bacio Terracino, io seconda punta, devo migliorare l'esterno, presto andranno in gol anche gli altri attaccanti, il difensore Altobelli salterà pure la sfida contro il Ravenna. Ancora foto sbagliata, Nassi vince la causa con la Gazzetta, l'immagine dell'ex punta del Lanciano anziché quella di Carobbio nell'ambito del calcio scommesse. Pagina successiva con la Serie D e il turno infrasettimanale, Vastese, c'è il Baby Selva tra i pali, Morelli fuori causa e i biancorossi provano ad espugnare l'Aragona contro la Recanatese. Di spalla Vezzano, Giampaolo oggi si gioca la panchina con la San Maurese e poi ancora Giulianova frulla al posto di Torelli, la San Giustese al Fadini, il San Nicolò Notaresco contro l'ex Iaboni, al Savini arriva l'Isernia, nel taglio basso Francavilla, Rachini cambia dentro Cafiero e De Costanzo, poi ancora il Pineto con Amadio e Tomassini all'assalto della Jesina e oggi anche la Coppa di Eccellenza e i recuperi di prima e seconda. Resta ad andare a vedere la pagina di sport della città con le parole di Bacio Terracino, Maurizi ci dà serenità. Così l'esterno, l'attaccante esterno del Teramo, l'unico attaccante andato in gol, racconta il momento positivo, non abbiamo fatto ancora nulla, meglio da esterno avanzato, mi trovo meglio in quella posizione, a Monza ho consolato Piccioni perché so cosa vuol dire passare quei momenti, ma sono sicuro che i gol arriveranno presto. Nel taglio basso la Serie D, Giulianova, Notaresco e Pineto in casa per il turno infrasettimanale. Noi ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, questa era l'ultima notizia per oggi. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti col nostro palinsesto odierno a partire dal TG6 delle 14, poi con le altre edizioni alle 19 e alle 23, poi c'è anche l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire le partite di Serie D di questo turno infrasettimanale e poi questa sera con l'Abruzzo del Pallone per tutti gli approfondimenti del caso. È davvero tutto, grazie ancora e vi auguro una buona giornata.